5 gruppi di perline marroni divise da 1, 2, 3, 4 perline bianche. Sfilo l'ago. Prendo l'uncinetto 1,10 mm. Avvicino il primo gruppo di 10 perline verso la fine del filo. Cinque catenelle. Metto il filo, punto sulla penultima catenella. Prendo il filo, metto il filo sull'uncinetto, rientro nella catenella, chiudo tutto insieme. Ho fatto un piccolo punto nocciolina, servirà per bloccare le perline. Una catenella allungo. Entro con l'uncinetto all'interno della perlina. Prendo l'anello. Lo faccio passare dentro la perlina. E tiro i fili. Ho un altro punto nocciolina per bloccare la perlina. Una catenella. Prendo il filo. Ripasso, prendo il filo, ripasso, chiudo tutto insieme. Stata bloccata la prima perlina. Andiamo avanti così per tutto il primo gruppo di 10 perline. Per proseguire, una catenella allargo, avvicino la perlina, entro con l'uncinetto, aggancio la maglia e la porto all'interno della perlina. Blocco la seconda perlina con un piccolo punto nocciolina. Una catenella, prendo il filo. 1, 2, chiudo.
ho bloccato la seconda perlina. Andiamo avanti per tutte le restanti perline del primo gruppo di 10. Finito il primo gruppo di 10 perline e concludendo con una mini nocciolina composta da due passaggi, faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Faccio di nuovo una mini nocciolina. Una catenella, allargo la maglia, avvicino la perlina bianca, una catenella, una nocciolina. Cinque catenelle. Ripeto, una nocciolina. Una catenella, allungo la maglia, avvicino il secondo gruppo di 10 perline. E procedo come ho fatto prima. Lavoro fino a terminare tutti e 5 i gruppi. Finite le perline, chiudiamo a cerchio. Dopo l'ultima nocciolina, eseguo 5 catenelle. Con un punto bassissimo unisco e chiudo. Nascondendo anche il filo d'inizio. Tre catenelle. Con tutti e due i fili. Eseguo una nocciolina. A 5 passate. Uno. Due. Tre.
4, 5. Chiudo tutto insieme. Una catenella. Lascio il lavoro in sospeso. Ora vediamo come fare la croce. 5 perline bianche e 4 tonde. Un po' di filo. Prendo la perlina tonda, passo il filo, posiziono la perlina tonda a metà della lunghezza del filo. Inserisco una perlina rettangolare bianca prendo tutti e due i fili e un'altra perlina rettangolare bianca e passo di nuovo tutti e due i fili. Prendo una perlina tonda, separo i due fili, li incrocio l'entrata all'interno della perlina. Da dove esce il filo appena inserito, faccio entrare l'altro filo in questo modo qui. Entra dalla parte opposta. Prendo l'altro filo. In questo modo ho incrociato i fili. Lavoro i due fili separatamente, prima uno, poi l'altro. Una perlina bianca rettangolare.
prendo il filo una perlina tonda, prendo lo stesso filo quindi. Entrando da questa parte della perlina, prendo il filo ok? Entro nella perlina centrale e continuo a sfilare il filo. Questo lato è stato lavorato, quindi prendo l'altro filo, questo, e faccio lo stesso lavoro. Giro. Prendo la perlina bianca. Prendo la perlina tonda, prendo da questo lato della perlina bianca. Prendo il filo e dalla perlina centrale proseguo a far passare il filo. Unisco i due fili. Prendo la perlina bianca, prendo e faccio passare i due fili insieme. O anche uno alla volta. Separo i fili e pratico un paio di nodi.
Realizzo un'asola facendo un altro nodino. Taglio il filo. Tagliato il filo a 1 metro di distanza dal lavoro, infilate le 5 perline così alternate. Si procede da dove ci siamo fermati, cioè dalla nocciolina a 5 passate con 5 catenelle. Una mini nocciolina. Una catenella. Una catenella e una mini nocciolina. Cinque catenelle. Una mini nocciolina. Una catenella. Una e di seguito le altre 2 perline. 5 catenelle. Una mini nocciolina. Fissiamo l'ultima perlina. Nocciolina. Cinque catenelle. Inseriamo la croce. E nascondiamo il filo.